Fumata bianca a seguito dell'incontro tra la regione e i vertici dell'ex Cattolica, siglato infatti l'accordo che mette in salvo il futuro occupazionale dei 45 infermieri. La deroga al patto di stabilità al centro del secondo incontro tra i parlamentari molisani e i rappresentanti dell'ACEM, senza lo sblocco dei fondi le aziende rischiano il tracollo. Ogni santi la parola ai commercianti, prezzi invariati e vendite senza un calo sensibile, in Molise particolarmente sentita la ricorrenza durante la quale si depongono fiori e lumini sulle tombe dei propri cari. Tanti molisani che si sono recati al cinema in occasione dell'uscita dell'ultimo film di Zalone, spinti soprattutto dalla curiosità di vedere alcune delle scene girate tra Provvidenti, Petrella e Limosano. Calcio, occhi puntati sul campo basso che sarà impegnato ad Alife, ma anche sullo scontro tra le inseguitrici Dauna e Vasso Girardi. Buongiorno, ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito nei titoli, in apertura c'è la questione della Fondazione Giovanni Paolo II, perché ieri c'è stata la fumata bianca a seguito dell'incontro avuto con la Regione. È stato siglato infatti l'accordo tra le parti per garantire il futuro occupazionale dei 45 infermieri a rischio licenziamento. L'accordo raggiunto è una vittoria di tutti, ha commentato il governatore Frattura. Sentiamo. L'accordo tra la Fondazione Giovanni Paolo II e la Regione Molise è stato siglato. Nessun licenziamento interesserà i 45 infermieri che hanno vissuto mesi di incertezza sul proprio futuro occupazionale. È giunta nella serata di ieri, a seguito di un tavolo acceso durato diverse ore, la firma dell'intesa condivisa e definita dopo un'attenta valutazione di tutte le variabili utili a garantire prospettive future ai dipendenti della struttura sanitaria. Seduti al tavolo della trattativa ai vertici della Fondazione Giovanni Paolo II, la delegazione sindacale dei lavoratori, il presidente Frattura, il vicepresidente Petraroia, oltre al direttore delle politiche del lavoro, Vincenzo Rossi. Un confronto serrato che ha dato l'esito sperato. In buona sostanza, l'accordo prevede una ritenuta di solidarietà per il personale medico e quello infermieristico a partire dal 1 gennaio 2014, ritenuta che sarà applicata per tutto il prossimo anno. A fronte di questa disponibilità solidale e stretta tra tutto il personale, la Fondazione si impegna a restituire quanto trattenuto a partire da gennaio 2016. Questa sera segniamo la ripresa della nostra sanità, è il commento del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura. La nostra firma rafforza la volontà comune di tutelare i lavoratori e garantire ai nostri cittadini un servizio sanitario di qualità. Davvero, ha concluso poi il governatore, grazie a tutti quelli che si sono adoperati e spesi per chiudere una trattativa importante per tutto il nostro Molise. Grande la soddisfazione di tutti i protagonisti all'incontro, eccezione fatta per i COBAS che si sono riservati per ulteriori approfondimenti e valutazioni. Una giornata che ha messo in sicurezza il futuro dei 45 dipendenti, delle rispettive famiglie e della stessa struttura sanitaria. Ed è invece sempre più incandescente la questione relativa all'ITR di Pettoranello. Lo stesso assessore regionale alle attività produttive, Massimiliano Scarabeo, dopo aver presentato un esposto in procura, potrebbe ora aver acquisito nuove informazioni. Le indiscrezioni parlano di importanti elementi che porterebbero proprio Scarabeo a sollecitare ancora una volta la magistratura sull'ITR e a passare alle vie giudiziarie. È stato anche Manganiello che ha dato mandato ai suoi legali di porre in essere qualunque tipo di azione a tutela dell'onore e del decoro dell'azienda e dei lavoratori. Intanto la vertenza aperta che riguarda proprio questi ultimi sarà discussa il prossimo 8 novembre durante il tavolo interministeriale convocato nella capitale. La deroga al patto di stabilità al centro dell'incontro tra i parlamentari molisani e i rappresentanti dell'ACEM. Le ditte edili vivono continue difficoltà economiche e diventa impellente il bisogno dello sblocco dei fondi destinati alla ricostruzione. Sentiamo.
Forse quando quei soldi arriveranno, noi come aziende non ci saremo più. Questo è il grido d'allarme lanciato dal presidente dell'ACEM Corrado Di Niero in merito alla necessità di sbloccare i fondi per la ricostruzione post-sisma, vincolati dal patto di stabilità. Serve una deroga dunque, i parlamentari molisani stanno lavorando in tale direzione. La situazione è critica, le aziende sono sul lastrico e c'è bisogno di unire le forze per far sentire la voce dei molisani ai politici romani, attuando un pressing forte. La ricostruzione è un diritto dei cittadini e se ne deve occupare lo Stato, non la Regione. È quanto affermato dal senatore del PD Roberto Ruta, ma per assicurare tale diritto servono i soldi e lo Stato deve anche garantire le risorse umane per completare l'iter della ricostruzione, ha precisato Ruta. Deciso l'impegno del sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Sabrina De Camillis, che ha ribadito la difficoltà della questione anche in relazione all'instabilità politica. Stiamo lavorando adesso alla modifica della legge di stabilità e potremmo dare quasi per scontato che c'è la correzione della deroga che avevamo messo nel decreto del fare. Per quanto riguarda invece tutta la partita della ricostruzione, si sta lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mettere su una misura specifica proprio per consentire non solo quest'anno, ma per avere, diciamo, una programmazione pluriennale fuori dal patto di stabilità per la ricostruzione di questa regione. Diventa di vitale importanza dunque la deroga al patto di stabilità, senza la quale non è possibile accedere ai 346 milioni di euro stanziati dalla delibera CIPE del 2011. Un obiettivo per il quale i parlamentari molisani, unitamente ai rappresentanti delle aziende edili, stanno facendo fronte comune. E Nicola Cavaliere, consigliere regionale del Popolo della Libertà, è invece intervenuto sulle prime reazioni riscontrate in merito alla proposta di legge presentata a Palazzo Moffa, un'iniziativa che, apportando alcune modifiche all'attuale legge regionale sull'edilizia, mira a prorogare di 2 anni e fino al 31 dicembre 2015 la scadenza del cosiddetto piano casa. Ho notato con piacere, ha detto Cavaliere, un interesse diffuso e un'attenzione particolare da parte non solo degli addetti ai lavori, ma anche di tanti cittadini. Per questo invito il Presidente della Commissione competente a convocare in tempi brevi i lavori per approvare un testo condiviso e per dare, ha concluso Cavaliere, la possibilità al Consiglio regionale di dare celermente risposte concrete alle esigenze di imprese e famiglie. E si è insediato oggi, 1 novembre, il nuovo rettore dell'Università degli Studi del Molise, il professor Gian Maria Palmieri, eletto lo scorso maggio. Resterà in carica fino al 31 ottobre 2019 e prende il posto di Giovanni Cannata, che lascia il vertice dell'Ateneo dopo 18 anni, laureato in giurisprudenza. Palmieri dal 2000 in servizio all'Unimol, dove è stato professore ordinario di diritto commerciale e direttore della scuola di specializzazione delle professioni legali, preside della facoltà di giurisprudenza e direttore del dipartimento giuridico. E anche quest'anno il cimitero di Campobasso è stato preso d'assalto da quanti hanno scelto questo giorno per portare fiori sulle tombe dei propri cari. Sembrerebbe però che a causa della crisi economica i prezzi dei fiori non siano aumentati, anche le vendite sono state buone. Sentiamo. Per la ricorrenza di Ogni Santi, molti questa mattina si sono recati al cimitero in contrada San Giovanni. Lunghissima la fila di auto che si è formata in quella zona. In tanti hanno scelto di portare fiori e lumi votivi sulle tombe dei propri cari, ma i prezzi, che spesso in tali occasioni lievitano, sembrerebbero essere rimasti invariati e le stesse vendite non sembrano essere andate poi così male rispetto agli altri giorni. Oggi la ricorrenza di Ogni Santi, grande affluenza qui al cimitero di Campobasso, come stanno andando le vendite? No, bene, abbastanza bene, forse anche il tempo decisamente migliore, anche se sarà diluito perché comunque c'è il fine settimana, quindi la gente approfitterà anche il sabato, la domenica e non è più concentrato solo ad oggi sicuramente. Ma oggi, grazie a Dio, non mi posso lamentare, ieri era un po' più scarso, però oggi ci tengono alla ricorrenza, vengono, si vende qualcosa, non posso lamentare. La vendita non tanto bene, non tanto male, discreta diciamo a confronto agli altri anni. E nei giorni normali invece le vendite come vanno? Sono calate di tanto, proprio cliente che prima avevo, non si vedono proprio più, non lo so, non vengono proprio.
Le persone, secondo lei, fanno attenzione a spendere? Un po' sì. Ma tirano, sì, qualcuno, però forse molti si rendono anche conto che i fiori costano, cioè, uguale da 10 anni a questa parte, il prezzo non è aumentato da noi, insomma, e quindi forse si rendono conto, non pochi tirano perché il prezzo è decisamente modico. Ci provano a pagare di meno, tirano il prezzo, alcune persone, come si vede, scendono pure, diciamo, solo con le macchine senza acquistarle, che vanno a fare pure solo la visita al cimitero e ai defunti. Una ricorrenza particolarmente sentita qui a Campobasso, secondo lei? Sì, decisamente sì, perché poi vedo sono giorni che comunque la gente si prepara, non è solo oggi, tutti arrivano, sistemano, decorano, è decisamente una ricorrenza abbastanza, diciamo, sentita e rispettata, ecco. Al lavoro, dinanzi al Camposanto del capoluogo, anche numerosi agenti della Polizia Municipale per garantire il regolare deflusso del traffico. Come sta andando? Molto pieno, c'è molta affluenza. Sono indisciplinati gli autisti del capoluogo? Diciamo, sono un po' stanchi, ma assonnati. Ci provano a chiederle se può chiudere un occhio, magari ogni tanto? No, va bene, chiedono soltanto se è possibile parcheggiare, dopodiché a posto. E oggi la festa di ogni santi, mentre domani 2 novembre la celebrazione del giorno dei defunti. Per tradizione anche a Isernia i cittadini si recano al cimitero per far visita ai propri cari. Sentiamo. Come ogni anno, il 1° e il 2 novembre si celebra il giorno di ogni santi e defunti, una festa che ha un'origine e un significato e si collega ad antichi culti pagani. In onore di questa festa solenne, ogni cittadino si reca al cimitero per far visita ai propri cari e portare in dono fiori e lumini. La crisi non ha colpito la popolazione e quindi, come tutti gli anni, anche quest'anno, in questa ricorrenza della festa dei morti, la maggior parte si recano per portare un fiore ai propri cari. In genere, per l'occasione, vengono posti sulla tomba i crisantemi, un classico pensiero floreale più richiesto durante questi 2 giorni di commemorazione. Il crisantemo, che è il fiore per eccellenza, poi anche la rosa, l'orchidea, dipende dalla scelta del cliente, però il fiore per eccellenza rimane il crisantemo. Rispetto all'anno scorso i prezzi sono aumentati o sono sempre gli stessi? No, solo i fiori di importazione sono aumentati, il resto, i fiori locali, che il crisantemo e qualsiasi altro fiore è il più commerciale, non è aumentato, sono rimasti i prezzi gli stessi dell'anno scorso. E i fiori finti vengono acquistati? Sì, perché rimangono più tempo e per la maggior parte delle persone che vengono anche da fuori per recarsi qui a ricordare i propri cari, giustamente, non potendo venire più spesso, mettono i fiori finti. E l'amministrazione comunale di Termoli ha deciso di rendere fruibili gratuitamente tutti i parcheggi situati davanti al cimitero cittadino dall'1 al 4 novembre di quest'anno. L'iniziativa è stata assunta per agevolare tanti cittadini che si recano proprio al cimitero per una visita ai propri cari nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. Cambiamo decisamente argomento perché è uscito ieri, giovedì 31 ottobre, nelle sale di tutta Italia il nuovo film di Checco Zalone, Sole a Catinelle. Tanti molisani che sono andati al cinema spinti proprio dalla curiosità di vedere alcune delle scene girate proprio in Molise. Vediamo. Guarda dove andiamo, vedi che questi sono posti bellissimi. Sole a Catinelle, l'ultima fatica di Checco Zalone, affronta una doppia sfida: far ridere gli italiani in crisi e bissare il successo di una bella giornata. Checco stavolta è un italiano in difficoltà, vista la crisi economica, che sta per essere lasciato dalla moglie e non sa dove far fare le vacanze al figlio Nicolò. Inizia così proprio in Molise il loro lungo viaggio, con i paesaggi in inizio estate lungo la valle del Biferno e i paesini in pietra distesi sulle colline: Limosano, Providenti, Petrella Tiferina. Tanti molisani che ieri, in occasione dell'uscita del film nelle sale di tutta Italia, hanno scelto di vedere il film del popolare attore e comico pugliese. Che film ha visto? Zalone. Le è piaciuto? Sì, moltissimo, sì. Il Molise è piccolo, si sa. Diciamo, non è che c'è stata una critica negativa, diciamo, è la realtà. E poi c'è una morale. La morale della crisi. Bellissimo, più dell'altro, sinceramente più dell'altro. L'immagine del Molise è stato pochissimo, però quel poco che abbiamo visto ci siamo sentiti di questa bella terra.
orgogliosi? Orgogliosi, tanto. A lei è piaciuto il film? Tantissimo. Che immagine del Molise ha dato, secondo lei? Meno reale di quello che è. Il Molise è meglio di quello che si è visto nelle immagini, è migliore. E ti è piaciuto? Sì, sì, è un bellissimo film, ha fatto ridere. Fatto ridere? Sì. Secondo te il Molise come ne è uscito? Bene? Abbastanza, ma secondo me alla fine è uscito un bel Molise, dai, pieno di valori, insomma, è uscito un bel Molise, il Molise è sempre bello. Molto bello. Secondo lei il Molise ne è uscito bene da questo film? Certo. Grazie. E il Molise come ne è uscito, secondo lei? Beh, non troppo bene. Come mai? Non lo so, vedo che è stato un po' cioè penso che sia più così il Molise, forse per tempi passati. Non ritrovo le persone così come le ha descritte lui, un poco negativo, no, assolutamente no. Presenti ieri sera in sala al Cinema Maestoso di Campobasso anche il sindaco di Petrella Tifernina, Fulvio Di Lisio. Speravo che ci fosse un po' più di Petrella perché un giorno intero di riprese un po' poco, però ho visto le donne di Petrella che hanno partecipato alla processione cantando e ci è piaciuta abbastanza. Mi auguro che ci siano tanti di film perché il Molise potrebbe essere un set cinematografico e anche Petrella in questo caso, anche di tanti film. Diciamo che la pietra è lanciata nel bene o nel male, purché si parli del Molise. E il sindaco di Limosano, Angela Amoroso. La sindaco, lei tra un po' entrerà in sala a vedere il film di Checco Zalone. Quanta gente è venuta dal suo paese? 70, siamo 70 persone. Abbiamo organizzato questa serata per stare tutti insieme al cinema a vedere il film di Checco. A vedere il film anche alcune simpatiche signore di Petrella, protagoniste proprio di una scena del film. È stato divertente girare quelle scene? Sì, sì, abbiamo passato una giornata fantastica proprio, proprio bella, lui simpaticissimo, ci abbiamo fatto anche quelle foto insieme, abbiamo fatto girata la scena, abbiamo mangiato benissimo. Ha 94 anni ed è stata, non diciamo la protagonista perché è il personaggio meno giovane. Lo stesso Checco Zalone comunque nella conferenza stampa seguita alla proiezione si è quasi scusato con i molisani dicendo, e questa volta seriamente, che il Molise è una terra bellissima dove la troupe ha ricevuto la migliore accoglienza tra le regioni visitate e ha invitato tutti a visitare il magnifico borgo di Provvidenti. E sicuramente in questi giorni saranno tanti altri i molisani che andranno a vedere proprio il film di Zalone. Cambiamo argomento perché l'olio d'oliva, il latte e i derivati sono le principali colture agricole del Molise che risultano tra i prodotti più a rischio nella relazione sulle frodi presentata dalla Commissione Europea per la Sicurezza Alimentare. Il dato è stato diffuso dalla Coldiretti Molise che ha evidenziato come negli ultimi posti risulti il prodotto simbolo del Molise, il vino, perché grazie alle certificazioni di qualità che obbligano alla tracciabilità della provenienza delle uve risulta tra i prodotti meno a rischio. La pole position dell'olio è molto grave, hanno invece continuato dalla Coldiretti Molise, ma il motivo è da ricercarsi nella grande quantità di olio che viene trasformato e venduto come extravergine. Secondo il dossier della Comunità Europea, inoltre il rischio di frode cresce quando le probabilità di essere scoperti sono poche e il guadagno economico è rilevante. E si è tenuto nella sala gialla della provincia di Isernia la giornata illustrativa organizzata dalla ditta edile Wolf House, un'azienda leader nel settore dell'edilizia ad alta efficienza energetica e a prova di sisma. Si tratta di prefabbricati rivestiti in legno ma che garantiscono un bassissimo consumo energetico. Vediamo. La Wolf House è un'azienda leader nel settore della realizzazione di edifici in bioedilizia ad alta efficienza energetica e prova di sisma, operante nel rispetto della natura e dell'ambiente. Una ditta nata in Austria ma è presente anche in Italia e garantisce la massima certificazione a livello internazionale sul risparmio energetico e la sostenibilità. Si tratta di prefabbricati costruiti in legno, resistenti al fuoco e consentono di ridurre sino al 90% dei costi di riscaldamento, un fattore importantissimo in un tempo dove il costo per l'energia aumenta a dismisura.
La ditta è in grado di costruire non solo case prefabbricate, ma anche edifici pubblici, come ad esempio scuole e ospedali, e forniscono 30 anni di garanzia. I materiali e i sistemi sono brevettati Orff House e assicurano da anni un minor consumo energetico con un bassissimo impatto ambientale. Sono case sostenibili ed ecocompatibili, sono strutture conformi alle norme antisismiche, assolutamente stabili e resistenti alle intemperie. Il loro concetto e la loro costruzione non permette il formarsi di umidità e quindi muffe e evita l'accumulo di polveri. Il prezzo globale è decisamente ridotto rispetto a quelli delle strutture comuni tradizionali. Il tempo di fabbricazione è di solo 4 mesi e durante tutto il progetto è possibile avere la consulenza e supporto di un esperto per qualsiasi esigenza. Ed è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise il bando per la concessione di contributi a sostegno dei commercianti al minuto di prodotti ittici. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 30.000 euro. La domanda di contributo va redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Molise disponibile presso la sede dell'assessorato regionale alle attività produttive oppure scaricabile direttamente dal sito www.regione.molise.it. Bene, ora passiamo allo sport. Sono 4 gli anticipi di eccellenza della 9ª giornata, tra tutti spiccano le partite tra Life e Campobasso e quella tra Dauna e Vasso Girardi, infatti queste ultime sono due delle principali inseguitrici dei rossoblù. Vediamo. In eccellenza continua la marcia trionfale del Campobasso 1919. La corazzata di Farina sarà impegnata nell'anticipo del sabato sul campo della Life. Partita insidiosa e da non sottovalutare visto il buon momento di forma della Life, che viene da un pareggio per 2-2 maturato contro il Montaquila e dalla convincente vittoria di domenica scorsa per 4-0 in casa della Cliternina. Impegno comunque alla portata dei lupi che finora in campionato viaggiano ad una media stratosferica. L'altro confronto di giornata di grande importanza è quello tra Dauna e Vasso Girardi, due delle inseguitrici dei lupi ed entrambe a quota 16. Il Dauna viene dal buon pareggio maturato sul campo del Fornelli, altra inseguitrice dei lupi, mentre il Vasso Girardi si appresta a disputare l'incontro dopo la bella vittoria per 2-1 ottenuta contro il Sesto Campano. Anticipano al sabato anche il Rocca Ravindola e il Venafro. Per i Rocca Ravindola è la partita del riscatto dopo la brutta sconfitta patita per 2-3 sul campo della Sant'Eliana, mentre per il Venafro è l'occasione giusta per dare continuità ai propri risultati dopo la vittoria di misura sul Montenero. L'ultimo anticipo di giornata è quello tra il Sesto Campano e il Nuovo Montaquila, partita forse dall'esito scontato vista la classifica, ma nel calcio non si sa mai. Queste le altre sfide in programma nella 9ª giornata: Montenero Virtus Pozzilli, Vairano Cliternina, Gambatesa Fornelli e Sant'Eliana Roseto. Due soli invece gli anticipi della 9ª giornata di promozione, ma di grande importanza visto che giocano sia la prima che la seconda della classe. Sentiamo. Campionato apertissimo, quello di promozione, dove la classifica è ancora molto corta. Appena 3 punti separano la prima in classifica, il Treppini Sporting Matese, dalla seconda l'Olimpia Riccia. Entrambe le squadre giocheranno l'anticipo del sabato della 9ª giornata. L'Olimpia Riccia sarà impegnata in trasferta sul campo dell'Acli Campobasso. Sono ben 8 i punti che separano le due squadre. Sicuramente l'Olimpia Riccia vuole allungare il divario continuando a vincere come fatto domenica scorsa sul campo del Vinchiaturo per 3-2. L'Acli Campobasso dal canto suo vorrà riscattarsi dopo l'opaca prestazione dello scorso weekend che l'ha vista soccombere per 0-2 contro la capolista Treppini. Proprio il Treppini Sporting Matese sarà impegnato contro il Campo di Pietra in quella che è una sfida tra testa e coda della classifica. Sarà davvero dura per il Campo di Pietra sperare in un risultato positivo visto il momentaccio che sta vivendo dopo le 2 sconfitte maturate nelle ultime 2 giornate
prima contro il Molise FC e poi contro la Maronea. Dicevamo in apertura un campionato equilibrato dove tutte le squadre di mezza classifica possono tranquillamente accorciare sulle prime. Queste le altre sfide in programma nella nona giornata: Acli Torremagliano, Real Termoli, Civitanova Castelmauro, Maronea Casalnuovo Monterotaro, Molise FC Roccasicura, Vinchiaturo Hermes Toro e Spinete Quercus Cercemaggiore. E dopo il successo degli anni scorsi riparte il progetto di attività motoria Vivi Basket, l'iniziativa patrocinata dal Comune di Campobasso con la collaborazione del CONI e del MIUR, si rivolge alle classi quarta e quinta di tutte le scuole elementari della provincia di Campobasso e novità assoluta anche delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Il mini basket, ha dichiarato Umberto Anzini, responsabile del centro mini basket Mens Sana, è uno dei giochi più consigliati nel periodo della fanciullezza perché permette ai bambini, nel rispetto delle regole, di muoversi e divertirsi e tenere presente, ha concluso il professore, che lo scopo non è quello di creare giocatori di pallacanestro campioni anzitempo, ma di dare la possibilità a tutti di praticare e giocare divertendosi senza paura di essere esclusi perché meno bravi degli altri. Bene, questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per sabato 2 novembre 2013. Persistono condizioni di variabilità sulle regioni sudorientali, non mancheranno addensamenti sparsi, a tratti densi e isolate, deboli precipitazioni. Temperature in aumento nei massimi, venti in progressivo rinforzo, mari in prevalenza poco mossi. Campobasso minima 11, massima 17 gradi, Isernia minima 13, massima 21 gradi, Termoli minima 17, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da... Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215.